Ciao a tutti ragazzi, da Nicola Castiglione, benvenuti al TG della notte, l'appuntamento notturno con Racing Time. Ve l'avevo promesso e quindi eccomi qua. Di cosa parleremo in questo appuntamento? Di mercato, del caso Perez, mercato piloti, mercato tecnici, un po' tutto quello che sta succedendo e che si muove nell'ombra in Formula 1 in questo periodo e soprattutto interessa e non poco la Ferrari. Dunque, dopo il Gran Premio del Canada, molti di voi mi hanno scritto: Nicola, ma guarda che la Ferrari ha fatto spese importanti in casa Alfa Tauri. Ehi Nicola, ma guarda che arrivano ingegneri importanti dall'Alfa Tauri. Nicola, tecnico importante in arrivo da Faenza. E allora, tutti questi messaggi vengono riassunti in un volto, perché una volta mi avete scritto e ce l'ho impresso qua: diamo un volto a questi nomi. Il nome è Jos Cruz e il volto è questo. Però ragazzi, non voglio, come dire, disilludervi, perché non si tratta di un ingegnere, non si tratta di un tecnico, non si tratta neanche di un meccanico. Allora, di che cosa si tratta? Scusate, si tratta, a quest'ora qualche papera può scappare. Ebbene, si tratta di un gran professionista nel campo dei contenuti media. La Ferrari ha fatto questo acquisto per migliorare i propri contenuti media. Quindi nulla di ciò che ci aspettavamo tutti, anche se in realtà in questa puntata un po' parleremo di ciò che ci stiamo aspettando tutti e che arriva da casa Red Bull. Voglio chiudere il discorso con Jos Cruz perché? Perché vi voglio far notare una cosa: vi rendete conto quanto è facile per la Ferrari pescare in casa Alfa Tauri, nonostante sia un team totalmente concorrente? Per quale motivo? Perché a Faenza, perché dietro l'angolo, e quindi è molto più semplice per un uomo Alfa Tauri rispondere alla chiamata della vita, quella della Ferrari, perché lo fa senza cambiare stile di vita, nazione, spostandosi di pochissimo. Ed è questa la grande difficoltà, o perlomeno una delle grandi difficoltà, ma secondo me la più grossa, che Ferrari sta incontrando nel portare verso di sé dei tecnici importanti. L'abbiamo discusso più e più volte, però nonostante questo, ragazzi, il periodo di McKees in Ferrari è veramente non ai titoli di coda, ancora di più. Presto non lo vedremo più al muretto della Rossa. Quindi questo che cosa vuol dire? Che un qualcosa si è sbloccato. Presto salteranno fuori, non so come e quando li faranno saltare fuori, però salteranno fuori i nomi dei tecnici, degli ingegneri che da Red Bull arriveranno verso Maranello. Quindi la situazione non si è sbloccata completamente, ma potremmo dire che si è sbloccata quasi completamente. E a quello che ho percepito, si tratta di innesti molto validi che andranno ad arricchire non poco quello che è il reparto tecnico di Maranello, e soprattutto porteranno quelle idee che oggi sono di tendenza per questo tipo di regolamento, ancora di più nel 2023 rispetto al 2022, perché il fondo si è alzato per regolamento rispetto al suolo. E quindi una determinata strada che poteva essere scelta a inizio 2022, oggi, lo ribadisco, diventa obbligatoria. Poi, quindi, ragazzi, tutto sommato, buone notizie: questo meccanismo complicatissimo che dovrebbe portare linfa nuova a Maranello sta per concludersi e pare bene. Però comunque, ragazzi, teniamo conto di una cosa: che in Formula 1 già di per sé i contratti valgono veramente poco, a volte quando si vuole. A maggior ragione, se non, come dire, non tutti i tasselli sono al loro posto, bisogna aspettare un attimino a dire la cosa è definitivamente conclusa. Lo sarà e lo capiremo tutti quando McKees non sarà più presente al muretto box della Ferrari. Però manca poco, ragazzi.
manca veramente poco. Andiamo al caso Perez. Perché? Perché effettivamente è totalmente inspiegabile come Checo Perez sia in crisi netta con la vettura in una fase molto delicata della guida, ovvero quella della prima parte della curva, ovvero frenata e inserimento fino al punto di corda. Oggi si chiama apex, a me piace tanto chiamarlo punto di corda, come si è sempre chiamato. Allora, è una fase cruciale della curva perché è una fase che ti permette di portare una velocità minima di percorrenza nell'interno della stessa alta, e se tu non hai fiducia in tutta questa primissima fase, praticamente la velocità dentro la curva non gliela porti, di conseguenza anche la velocità d'uscita sarà minore. Ebbene, è la prima volta che Perez riscontra questo tipo di difficoltà, però è anche strano il distacco che si sta consolidando ormai tra Verstappen e Perez, che di botto, senza nessun aggiornamento così netto che possa, come dire, pregiudicare il suo stile di guida, a un certo punto si è rinco e avete capito cosa. Quindi è veramente strano, nell'ambiente si inizia a parlare e un pilota che è iscritto al canale e con il quale, scusate, mi è scappata la penna, e con il quale ogni tanto ci sentiamo, mi ha, come dire, messo un po' la pulce nell'orecchio, perché poi, chiedendo qua, chiedendo là, quello che pensa lui lo iniziano a pensare in tanti. Perché? Allora, il pilota in questione me l'avevo fatto già conoscere, è Fabio Venier. È un pilota che ha corso con la Ferrari, è un pilota che ha corso in GT con la Maserati ed è uno dell'ambiente. Nel frattempo ho ripreso la penna. Che cosa significa essere uno nell'ambiente? Significa che spesso ti trovi anche davanti a giochini che ti lasciano a bocca aperta e che ti fanno pensare: caspita, ma allora esistono veramente queste cose? Queste cose, tra virgolette, strane nel mondo del motorsport. Io personalmente le ho vissute sia da un lato della barricata che dall'altro, cioè sia da favorito che da sfavorito. E quando ero sfavorito, ragazzi, caspita, non ci potevo credere. Pensate, una volta, vi racconto questa velocemente, a Binetto, che è un circuito cartodromo, potremmo dire, che si trova vicino Bari, quindi in Puglia, nella bellissima Puglia, avevo in gara un sottosterzo pazzesco che non si era minimamente presentato in prova dopo la mia pole position e non riuscivo a capire il perché. Praticamente arrivavo in curva, la vettura andava dritta. Ho fatto tutta la gara un muro pazzesco, alla fine mi sono classificato pure terzo, quindi non ci credevo, cioè un lavoro mica da ridere, coadiuvato dal fatto che a Binetto rettilinei e lunghi non ce ne sono, quindi mi difendevo e poi evitavo che gli altri mi passassero all'esterno e soprattutto all'interno. Però a fine gara vado dall'ultimo dei meccanici e gli chiedo, era un monomarca quell'anno lì, e gli chiedo: mi fai una cortesia, mi controlli la convergenza? Ragazzi, quel meccanico la controllò e rimase, lo vidi che era stranito. Per quale motivo? Perché la vettura era chiusa così e la cosa assurda è che era chiusa a destra esattamente quanto lo era a sinistra, in una pista dove la convergenza va aperta per favorire l'inserimento, tanto le curve sono strette. Strano, vero? Ecco, queste cose, se sei un pilota almeno una volta nella tua carriera le hai vissute, c'è poco da fare. E secondo me è quello che sta vivendo Perez. Che cos'è che si rumoreggia e cos'è che pensa anche Fabio, che saluto e che ringrazio per il fatto che ci segue quasi tutti i giorni? Quello che si pensa è questo. Vi ricordate quanto si è vociferato a un certo punto del DT40?
ma veramente, veramente tanto. Oggi uno di voi, Lorenzo Franni, che saluto e che conoscerò a breve perché ci verrà a trovare per il raduno, mi ha inviato una foto che magari vi faccio vedere domani, che mi sono dimenticato in realtà di postare qui in questo video, dove si vede che gli ascolti al Gran Premio del Canada sono nettamente in calo rispetto al 2022, ma nettamente, nettamente, si tratta di varie decine di punti percentuali, quindi una roba preoccupante, il giochino si sta sfasciando. E allora questa cosa qui nell'ambiente, lo sanno prima, e questa DT40 di cui tanto si parlava, a un certo punto, puff, è scomparsa come una bolla di sapone. E allora io mi chiedo se, ragazzi, la sto sparando lì, magari non serva a qualcuno che Perez non cammini più, pur guidando una Red Bull, ma non cammini in maniera clamorosa, clamorosa. E allora Red Bull vince perché? Perché c'è il mago Verstappen che pensa a farla andare, ma è Verstappen, non è la Red Bull, quindi è inutile che cerchiamo di penalizzare una vettura che di colpo ha perso tutto il suo mastodontico vantaggio. D'accordo, sono coincise le varie versioni B, però comunque, ragazzi, è strano che una di queste vetture sia lì davanti e anche abbastanza in controllo, nettamente, di misura, fate voi. E l'altra totalmente nelle retrovie e non riesce a passare un Alpine, una McLaren e non riesce ad avvicinarsi a una Ferrari che fa solo una sosta anziché due in un Gran Premio. La cosa inizia, secondo me, a puzzare un po'. Non voglio fare la figura del complottista, però, ragazzi, un poco di dubbio mi sta iniziando a venire anche a me e qualcosa serpeggia nel paddock, ve l'assicuro. Andiamo avanti e parliamo di mercato piloti, perché se da un lato ci sono due sedili abbastanza interessanti che potrebbero liberarsi, uno in Aston Martin e l'altro in, ditelo voi, Red Bull. Sì, perché mentre in Red Bull io ci credo poco, perché sono convinto che a un certo punto tutto rientrerà e Perez di colpo troverà di nuovo la fiducia nella guida. In Aston Martin non vedo più Stroll così cattivo, così convinto di continuare, così motivato. E secondo me questa cosa la sa anche il capo dell'Aston Martin, che poi sarebbe pure il papà di Stroll. Quindi quel sedile secondo me è molto interessante e probabilmente libero da qui a breve. Però ci sono anche due sedili che nelle retrovie si potrebbero liberare quantomeno a fine anno. Uno è quello di De Vries se non cambia marcia. L'altro è quello di Logan Sargeant, che a dispetto dei soldi che porta, però non ha cavato un ragno dal buco e soprattutto non ha portato neanche un punto alla scuderia. È considerato una cosa che i punti servono oggi più dei soldi che portano i piloti. Quindi sapete chi potrebbe salire al suo posto? Mick Schumacher. Perché? Perché la Williams è motorizzata Mercedes, perché ci sono ottimi rapporti tra i due team e perché lo stesso Schumacher e l'entourage di Schumacher si è fatto cogliere interessato a questo sedile. Quindi potrebbe liberarsi un sedile di seconda fascia che potrebbe riportare Mick Schumacher a correre in Formula 1. Voglio chiudere questa puntata, ragazzi, con, l'hanno definita così, e chi l'ha definita è una persona speciale, una vettura sudata. Aveva addosso il sudore di Le Mans. Praticamente ci avrete fatto sicuramente caso, ho letto anche un commento. La vettura è sporca, non l'hanno lavata, ha esattamente i segni della battaglia. Oggi è stato veramente un giorno particolare, speciale a Maranello. Come mi hanno detto alcuni, in un giorno come questo si respira particolarmente il significato di essere Ferrari. Questo qualcuno
che rimarrà qualcuno. Io lo saluto con particolare affetto, gli mando un grosso bacio e un abbraccio affettuoso e gli ricordo che sono orgoglioso di lui. E tra le altre cose mi ha inviato una foto, no? Perché vedete qui sullo sfondo, tiriamo fuori la manina, che cosa c'è? C'è il trofeo del centenario di Le Mans. Guardiamolo un po' meglio. Eccolo qua, 100 anni. Ma vi siete chiesti che cosa ci sta scritto giù alla base? Guardiamolo assieme. Che figata, ragazzi. Praticamente ci sono tutti i nomi di tutti gli equipaggi, piloti con relativa nazionalità e anno che hanno vinto a Le Mans. Bellissimo. Guardate proprio qui dove c'è la manina, che sfilza di Ferrari, non finisce mai. Bello, bello, bello. Prossimamente parleremo di questo e vi faccio vedere anche un lavoro. Sto aspettando perché me lo sono perso, me l'aveva mandato. Si chiama Salvo, lo saluto. È un lavoro clamoroso, una ricostruzione di un vecchio videogioco che sicuramente tutti voi conoscerete. Fatto in chiave moderna con la signorina che ha dominato Le Mans. Ecco, voglio chiudere proprio così, con la base di questo incredibile, particolarissimo trofeo che abbiamo l'onore di avere a Maranello e la vettura sudata che ha, come dire, dominato Le Mans. Ragazzi, ho sbagliato foto, scusatemi, mi è scappato il video. Spero che questa puntata vi sia piaciuta, se così. E mi auguro che lasciate un like, un commento, condividete il video sui vostri social. Ci fate caso che nei video notturni parlo più adagio, non più piano, proprio più lentamente, invece sono più sparato in quelli di giorno. E nulla, vi auguro buonanotte di vero cuore. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Ciao e ci vediamo domani per un nuovo video. Forse vi spiegherò una cosa se riesco, a parte che devo lavorare un po' a quel benedetto video sui fondi, però è saltata fuori una foto molto interessante che fa notare come i team cerchino di convogliare i flussi aerodinamici fuori dalla portata della ruota posteriore e utilizzano diversi trucchetti. Se ce la faccio già domani ve la farò vedere. Ragazzi, un abbraccione a tutti. Ciao.